Il Prato e De Petrillo non sbagliano un colpo. Dopo la sconfitta di L'Aquila del Fattori, brutta, con un Prato che ha creato poco o nulla, salvo un colpo di testa di Gomez, la squadra biancazzurra riesce a riscattarsi vincendo per 1-0 contro il Tutto Cuoio. Decisivo ancora una volta Capello al suo settimo sigillo stagionale. Lo squalo timbra l'appuntamento con il gol anche nell'anticipo del sabato contro i neroverdi di Lucarelli. Il gol nasce sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Serrotti. Capello nel cuore dell'area di rigore avversaria svetta e realizza il gol che il Prato capitalizzerà fino alla fine. Giornata importante per il tecnico De Petrillo, che alla vigilia aveva escluso il talentuoso Chiricò, che evidentemente in settimana aveva fatto qualcosa che non era piaciuto all'allenatore biancazzurro. Nonostante l'assenza di Chiricò, il Prato si è ben comportato con il debutto di Ogunseye, che si è dato da fare là davanti. Decisivo comunque Capello, che non sbaglia un colpo. L'attaccante biancazzurro è sicuramente uno dei più talentuosi di questa categoria. Il Prato se lo coccola, i tifosi si coccolano invece la loro squadra alla vigilia della trasferta di Sant'Arcangelo sabato prossimo al Mazzola alle ore 17:30.